al tuo redentore. RTM vi invita all'ascolto di Fiumi d'acqua viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Buonasera a tutti, cari fratelli, amici, ascoltatori, voi che seguite questi programmi Fiumi d'acqua viva in onda tutti i venerdì alle ore 18:30, dove stiamo parlando giustamente di un'acqua, dell'acqua di vita, un'acqua non fisica, non tangibile, non materiale, ma è un'acqua sempre utile e ricca per il nostro cuore, per il nostro spirito, per la nostra anima. Chi vi saluta come sempre è il pastore Cristian Jiménez del Centro Cristiano Fonte di Vita della città di Ragusa. Sono questo venerdì in compagnia di un collaboratore del nostro ministero e dall'altro mio padre, il fratello Orazio. Sì, come sempre vi auguro un buon ascolto oggi. Oggi parleremo dell'acqua. In questo tempo che fa caldo, tempo proprio di estate, dove di solito le persone vanno, andiamo in mare, andiamo in piscina, ma oggi noi parleremo d'acqua, ma non proprio di un'acqua naturale, un'acqua idrogeno, due ossigeno, no? Ma parleremo di un'acqua che proviene della parola di Dio e che ha lo scopo di soddisfare la nostra sete profonda, di rinfrescare il nostro cuore, e sono parole di vita eterna. Abbiamo alcuni versetti che adesso condivideremo, ma prima di entrare nel contenuto del nostro programma d'oggi, questo ultimo programma del mese di luglio, i numeri telefonici sono questi qua, lo 09 32 94 46 21 della radio della RTM. Ripeto, 09 32 94 46 21. È il mio personale, io WhatsApp, vi do il mio personale, è lo 347 76 53 816. Ripeto, 347 76 53 816. Se avete bisogno, volete chiederci delle informazioni, saremo alla vostra completa disposizione. Bene, detto questo, iniziamo con Isaia. Isaia capitolo 55 versetto 6. Isaia 55 6 dice: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lo ripeto, siamo in il profeta Isaia, nell'Antico Testamento, al capitolo 55, versetto 6. Isaia 55, 6. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Noi sappiamo che l'Eterno è il nostro Padre Celeste, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. È chiaro che qua lo vediamo come l'Eterno. Poi nel Nuovo Testamento lo abbiamo conosciuto, Cristo lo ha mostrato come il Padre di Gloria, il Padre Celeste. Ma qua lo vediamo come l'Eterno, ma è sempre la stessa persona, Elohim, no? Elohim, il creatore di ogni cosa. Dice, cercate l'Eterno, cercatelo, alla fine, mentre lo si può trovare. Che significa? Che Dio ha dei tempi. Voi sapete che noi siamo in questo tempo nella dispensazione della grazia. Non tutti i tempi sono uguali. C'è stato il tempo dell'Antico Testamento, il tempo dove il Signore parlava attraverso i profeti, e a partire giustamente della Pentecoste iniziò il tempo della grazia in Atti degli Apostoli capitolo 2. E lo dice molto chiaramente Ebrei capitolo 1 versetto 1. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose,
per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Entonces estaba estabilendo due tempi, un tempo antico attraverso il quale parlava per mezzo dei profeti. Ma dice il versetto 2 di Ebrei capitolo 1, in questi ultimi giorni, o sea, sta parlando del tempo della risurrezione del nostro meraviglioso Signore Gesù Cristo, Re dei Re, Signore dei Signori, e dice in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio. Perciò sta dicendo c'è una differenza fra il tempo del profeta, la voce profetica, e il tempo attraverso il quale sta parlando il Signore per mezzo del suo figlio, ovvero la parola nel Nuovo Testamento. No stiamo parlando, diciamolo così, è importante dirlo. La Chiesa, il corpo di Cristo, inizia da Atti degli Apostoli, perché i quattro Evangeli Gesù era sotto la legge, Gesù operò sotto la legge, Gesù operò in un aspetto come un profeta, essendo il figlio di Dio, ma il tempo della dispensazione della grazia che è arrivata fino a noi in questo tempo, iniziò in Atti degli Apostoli, capitolo 2, quando scese lo Spirito Santo e lì iniziò il tempo della grazia. Per questo siamo in tempo di grazia, siamo in un tempo di grazia, ma è chiaro che la dispensazione della grazia finirà. Perché deve finire la dispensazione della grazia? Perché Israele, la nazione, lo Stato di Israele deve recuperare il suo protagonismo, deve diventare il centro, sì? E quando inizia di nuovo Israele ad essere centro, sarà il tempo dove la dispensazione della grazia finirà. Noi siamo in tempo di grazia, basta credere nel Signore Gesù Cristo per essere salvati, però bisogna approfittare bene il tempo. Dice, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Significa che ci arriverà un momento dove non se lo potrà trovare. Dice, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Significa che non se lo troverà sempre. Entonces, se oggi noi ascoltiamo questa parola, ascoltiamo la voce del Signore attraverso la parola, è tempo di cercarlo, è tempo di fare azioni di giustizia, di fede, per poter stare con Lui. In Apocalisse dice che arriverà un momento che il mondo si troverà in una situazione talmente caotica che gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno. La morte andrà via, uscirà da loro e non le troverà. Significa che non sempre le cose sono scontate. Entonces, questo è un tempo dove l'Eterno se lo può trovare e lo dobbiamo cercare, perché arriverà un momento dove non se lo troverà. Isaia 55:6, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. E noi sappiamo che in questo tempo il Signore è vicino. Non sappiamo domani, non lo sappiamo, non lo sappiamo il mese prossimo se lo troveremo, se uno lo troverà. Che succede se qualsiasi di noi partiamo per l'altra vita? Che arriva la nostra ora, se ci ferma il cuore, qualsiasi cosa, un incidente stradale, un terremoto, non so. Come facciamo a cercarlo se già non avremo la vita nella carne? Che faremo poi? Che dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere a qualcuno che faccia una messa per i morti. A cosa serve una messa per un morto? Non serve a nulla, perché la Bibbia non dice che salva una messa per un morto. Però se io lo cerco, io le dico, Signore salvami, Signore io ho bisogno di te, Signore perdona i miei peccati, allora il Signore si farà trovare. Questo è importante dirlo, e questo è il nostro consiglio per voi. È meraviglioso, e questo è un tempo dove il Signore se lo può trovare, vero fratello Orazio? Sì, sì, è certo, la parola dice, Gesù ha detto che tutti saranno insegnati per Dio. Per questo Gesù ha detto che nessuno può venire a me se non è attirato por il Padre. Así que también dice la parola, cercate e troverei, no? Troverete. Troverete. Busate e si aprirà. Altri? Chiamate, no? Vi sarà, cioè, cercate e sì. Troverete. Usate, vi sarà aperto. O sea, que no, io voglio dire questo, che dobbiamo usare nostra intelligenza, nostra volontà,
per cercare a Dio e lo troveremo. Ma che interessante dire che è una scelta personale, perché il Signore non costringe nessuno, semplicemente ti invita e ci invita a tutti noi e dice cercare. Cercate l'Eterno, cioè sono io che lo devo cercare, perché Lui già mi ha cercato, adesso tocca a me cercarlo. Bene, ci fermiamo un attimino, torniamo subito, grazie. Vedrai
Siamo tornati al nostro programma Dolci Fiumi d'Acqua Viva, dove il nostro compito, il nostro proposito è mostrarvi alla luce della scrittura questa fonte d'acqua, d'acqua di vita, che è una persona, che è il Signore nostro, Gesù Cristo, il Verbo, la parola vivente del Padre. L'unico che può soddisfare questa sete, questa fame, come diceva questo canto del nostro fratello Corrado Salmé, è la parola di Dio che ci può anche salvare le nostre anime. Perciò il nostro ministero Fonte di Vita fa enfasi esclusivamente sulla parola di Dio, sulle sacre scritture, perché lì troviamo tutto ciò che abbiamo bisogno per vivere. Bene, prima di proseguire, perché abbiamo altri versetti nel Vangelo di Giovanni, Apocalisse, prima di proseguire, no, con il contenuto del nostro programma che parla proprio dell'acqua, l'acqua di vita, abbiamo delle informazioni, come ogni venerdì vogliamo mettere a vostra disposizione queste informazioni. Vorrei ripetere i numeri telefonici della radio, la RTM. Allora, è lo 0932-944621, 0932-944621. Il mio WhatsApp e cellulare è 347-7653-816, 347-7653-816. Poi anche la radio, la RTM, dispone di una pagina web dove si può seguire, a parte della frequenza modulata, no? Si può seguire attraverso internet, si può seguire per streaming. L'indirizzo della radio è radiortm.it, allora www.radiortm.it. Subito ingressando alla pagina, subito quasi all'inizio a destra, troverete un'applicazione e potete seguire la diretta da qualsiasi parte del mondo. Oltre al sito della radio, noi abbiamo pure un sito web. L'indirizzo è questo: www.ccfontedivita.it. Ripeto, www.ccfontedivita.it. Lì c'è, diciamo, un pochettino il nostro ministero, il ministero Fonte di Vita, che tra l'altro non è nostro, diciamolo, non è nostro, noi siamo soltanto degli amministratori, siamo servitori, ma il ministero è stato dato a noi da parte del Signore, però noi lo stiamo amministrando, lo stiamo gestendo nel miglior modo che possiamo. Perciò l'indirizzo è ccfontedivita.it, lì troverete tante informazioni, dove siamo, cosa crediamo, il proposito, ci sono fotografie e altro. Oltre questo, abbiamo in Facebook una pagina, l'indirizzo è My Italia Fonte di Vita. MAI sta per Ministero Apostolico Internazionale, del quale noi facciamo parte dal 2012. Ripeto, MAI Italia Fonte di Vita, li potete vedere le dirette sia della radio che delle domeniche, no, delle riunioni che noi celebriamo le domeniche. Poi un'altra informazione utile, noi abbiamo un canale su YouTube. In YouTube noi abbiamo un canale dal 2012 anche. L'indirizzo in YouTube è CC Fonte di Vita. CC Fonte di Vita, tutto minuscolo, unito. Troverete una foto, una fotografia rotonda, tipo tessera rotonda con le persone sedute. Basta cliccare quel riquadro fotografico, potete accedere al canale, andate a video e troverete quasi 2000 video che abbiamo caricato in questi 6 anni di lavoro. Un
como diciamo sempre, un canale molto, molto seguito, seguito penso che a livello internazionale, perché contiamo con più di 12.200 iscritti e quasi 3.500.000 di visualizzazioni, dove troverete contenuto sia in italiano che in spagnolo e pure in inglese, qualcosina in inglese. E poi un'altra cosa, ultima informazione, l'indirizzo della nostra casa, della nostra congregazione è via Licia 2 Ragusa, via Licia numero 2 Ragusa. Praticamente questo si trova vicino alla Piazza Croce, dove c'è la Piazza Croce c'è la strada del carcere, via De Vittorio, e dall'altra parte c'è la strada che porta a Marina, dove c'è la masseria, il centro commerciale delle masserie, dove c'è proprio la rotatoria, all'angolo c'è una pizzeria d'asporto a destra, quella è la via Licia, al numero 2 c'è la targa lì messa fuori che dice Centro Cristiano Fonte di Vita, tutto in rosso, e noi tutte le domeniche alle ore 18:30 abbiamo un tempo di condivisione della parola meravigliosa, dove ringraziamo il Signore per questa acqua di vita che veramente ha riempito e riempie ancora i nostri cuori, vero fratello Orazio? Sì, amen. Sì, sì, questa acqua che il Signore Gesù Cristo si riferisce alla verità, per quello quella acqua s'ampilarà per vita eterna dentro di noi, s'ampilarà, dice, come una fontana, perché dentro di noi solo la verità parliamo quando ci riferiamo a Dio e pure la vita, no? Sì, la verità è la parola. Sì. La verità è sempre la parola. Amen. Dice Giovanni 7, 37, 38. Ora, dice, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Questo che dicevi tu, questo si trova in Giovanni capitolo 7 versetto 38. Ma dice il versetto 37 che nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, una festa dei giudei, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Lo stesso sta dicendo il Signore oggi, che ha sete, che sta cercando la fonte, che sta cercando proposito, che sta cercando pace, che sta cercando vita, no? La vita eterna. Soltanto il Signore ci può donare questa vita, questa acqua di vita. Per questo dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Il 38 aggiunge e dice: chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ma questo fiume d'acqua viva, questa acqua di vita, non è umana, è un'acqua spirituale che viene della parola e più specificamente viene del trono del Padre, che questo lo vedremo in Apocalisse, sì, lo vedremo in Apocalisse 21:6. Bene, la parola è profonda, però è chiaro che ci vuole azione. Sì, quando nostro Signore Gesù Cristo si riferisce alla sete, si riferisce alla sete di conoscere la verità. Per quello Gesù dijo: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Noi non saremo mai liberi da soli, no? Umanamente. Da soli, sino conosciamo prima la verità che viene da Dio, che è la parola. Sì, esatto. Ma noi, se noi vediamo il versetto 37, vediamo che questa acqua ha una fonte. E Gesù ha detto: Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Perciò, se noi vogliamo questa acqua, che non è religione, questo non è tradizione, questo non è ritualismo, questo non è religiosità, ma questo è vita, dobbiamo andare a colui che è la fonte. Perché diciamo, tutte le persone credono,
in qualche modo credono, anche gli atei in un aspetto profondo credono, anche i demoni credono, perciò non è tanto una questione di credere, ma è questione di trovare la fonte, perché per credere tutti credono, cioè non è un problema il credere, c'è chi crede in Dio, c'è chi crede nella vita, c'è chi crede nella morte, c'è chi crede nella scrittura, c'è chi crede in un pezzo di legno, sì, c'è chi crede in una scultura, c'è chi crede in un dipinto, c'è chi crede in un uomo, c'è chi crede in un profeta, cioè tutti credono in un aspetto, ma quando noi stiamo parlando di una fonte, che questa fonte si trova in una persona. Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me, beva. Non sta dicendo se qualcuno vuole credere in qualcosa, creda. Può credere in me. Se io mi propongo come un oggetto di culto. No, 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 Gesù non ha detto questo. Gesù non stava cercando gente che lo adore a lui, sì? Ma invece lui stava proponendo, stava offrendo gratuitamente questa fonte d'acqua di vita. Per questo lo dice: se qualcuno ha sete, venga a me. Una cosa è avere, diciamo, la necessità di credere, di aggrapparti a qualche cosa, sì? Ma un'altra cosa è avere sete. O sea, aggrapparsi, uno si può aggrappare a qualsiasi cosa, animata o inanimata, viva o morta. O sea, per aggrapparsi è facile aggrapparti a qualsiasi cosa. Però quando abbiamo sete di verità... Appunto, ma quando si tratta di trovare la verità, di trovare la vita, di trovare la luce, è proprio che dobbiamo andare alle Sacre Scritture e trovarlo in una persona, perché Gesù lo ha detto: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Sta dicendo, per soddisfare la sete solo io lo posso fare, e lo stesso vale per voi. Se volete acqua, lo troverete nelle Sacre Scritture, e noi come congregazione, sì, viviamo in questa realtà soprannaturale. Noi ci fermiamo un attimino, diamo spazio adesso alla regia per la pubblicità, torniamo subito. Grazie.